la nostra bella sala conferenze, la nostra sala lunghi, un luogo prezioso, un luogo di cultura, un luogo dove davvero si possono godere dei momenti particolari e molto piacevoli. Saluto e ringrazio per essere tornata a trovarci Bianca Garavelli. Bianca Garavelli ci ha regalato nel mese di marzo, in occasione della Festa della Donna, un bellissimo pomeriggio, la presentazione del suo libro Le terzine perdute di Dante. Aveva promesso che sarebbe tornata a trovarci ed è stata di parola, e di questo davvero la ringraziamo, così come ringraziamo la prof Luisa Mirvelli, per la quale chiediamo un applauso, che questa sera ha anche una bella placca perché ha avuto la capacità di coinvolgere un buon numero di suoi studenti, e quindi vi ringraziamo per dedicare, insomma, una delle vostre serate, un po' del vostro tempo prezioso a questo momento particolare. Ecco, sarà una serata deliziosa, allietata dalle musiche al pianoforte di Gianmarco Moncalieri, maestro Moncalieri, e dalle letture di alcuni brani di questo libro che poi sarà presentato e illustrato, Eleonora Cattaneo e Carlo Ferrari. Allora, per gli amanti di Facebook, qualche giorno su Facebook gira di tutto, a volte girano anche cose interessanti, e una di quelle più interessanti che ho letto in questi giorni era, c'era una bella immagine che riportava la figura di un pacchetto di sigarette, la riproduzione di un pacchetto di sigarette, ma in realtà su questo pacchetto di sigarette c'era un bell'albero con una chioma fatta di libri e una scritta in inglese che io non ripeterò in inglese perché non vorrei prendere un'insufficienza, ma comunque lo dirò in italiano. Diceva così, diceva: nuoce gravemente all'ignoranza. E quindi, diciamo, mi è piaciuta molto, e ho detto: guarda com'è perfetta per questa serata. Quindi l'amore per la lettura, come la lettura dei libri, proprio come arma per combattere l'ignoranza, e come strumento per l'arricchimento personale. Consentitemi, prima di lasciare la parola alle nostre ospiti, alle musiche di Gianmarco Moncalieri, di ricordare questa sera i nostri angeli particolari, che sono i carabinieri. Voi sapete che quest'oggi è la giornata nella quale si celebrano i 200 anni della Costituzione dell'Arma dei Carabinieri, e io credo che anche questo sarà fuori un caso, però insomma cade proprio a pennello, perché possiamo a tutti gli effetti considerare i carabinieri i nostri angeli custodi, i custodi dell'ordine e i custodi della nostra sicurezza. Tanti si sono sacrificati in questo loro difficile, impegnativo lavoro, e quindi sia quelli che sono ancora qui tra noi, sia quelli che purtroppo per causa di servizio non ci sono più, possiamo considerarli degli angeli custodi. Iniziamo subito con le musiche di Gianmarco Moncalieri, che introdurrà Ginopedì di Erik Satie. Thank you.
Allora iniziamo la nostra serata. Bianca Garavelli è già stata qui con noi il 15 marzo e ha presentato il suo romanzo Le terzine perduse di Dante. Questa sera invece è qui con noi a parlare della raccolta dei suoi 9 racconti che si intitola L'oscurità degli angeli. Molti di noi hanno già avuto modo di conoscerla durante l'incontro che c'è stato, ma riassumo brevemente la sua figura. Inizialmente nasce come insegnante di lettere, ma continua gli studi e le ricerche fino a diventare una affermata dantista, una studiosa di Dante, curatrice di edizioni che sono usate nelle nostre scuole, dai nostri studenti, critica letteraria, scrive recensioni per il giornale Avvenire, scrive romanzi, viaggia, incontra personalità del mondo culturale, sia italiano che internazionale, intervista queste persone ed è anche uscito un libro che si intitola Nelle pagine dell'anima, in cui lei raccoglie queste esperienze di viaggio e di cultura. Questo libro, formato da 9 racconti, è giocato sul contrasto buio-luce, che è poi quello bene e male, perlomeno nei 2 racconti iniziali, che sono L'amico di Arianna e Qui togli sbeccata Mundi. L'inizio, le frasi, i versi che mette all'inizio sono presi da una poetessa che è Emily Dickinson, una poetessa che mi piace molto, vissuta negli Stati Uniti nella prima metà del 1800, e credo che lei abbia estrapolato questi versi per farci capire, per lasciarci intravedere come Bianca vede gli angeli. E ve li leggo. Gli angeli stanno nella casa accanto alla nostra, ovunque noi siamo. E dunque mi sembra di intuire che la scrittrice non pensi agli angeli come alle creature tradizionali, ma a delle persone che vivono in una dimensione parallela alla nostra e che interagiscono con la nostra vita. Però cedo a lei la parola perché ci spieghi meglio sia il significato del titolo che il contenuto del lavoro. Intanto grazie a tutti, buonasera. Mi fa molto piacere che siate venuti in una serata bella, che ci aspettavamo forse più nuvolosa, invece è una serata molto calda. E parliamo di angeli. Intanto dico che questi 9 racconti hanno dei titoli diversi, cioè nessuno di questi racconti ha nel titolo la parola angeli, e a dire il vero probabilmente neanche nel testo. Adesso io su questo non sono sicura, perché è difficile distaccarsi completamente da quello che si è scritto e scoprire ogni dettaglio. Di solito sono poi gli altri lettori, spesso sono i critici che fanno questo tipo di studi e si accorgono, per esempio, quante volte uno ha scritto la parola angelo, oppure, per tornare al mio cavallo di battaglia, quante volte Dante ha usato la parola empireo nella Divina Commedia, per fare un esempio. Curiosità, l'ha usato una volta sola, ma non nel Paradiso. Ecco, nel mio libro di racconti non c'è la parola angeli, ma il titolo è complessivo, è un titolo che dà l'idea di un'atmosfera in cui siamo entrati, secondo me, molto bene questa sera, grazie al maestro Moncalieri e a Satie, che lui ha scelto. È un'atmosfera un po' malinconica, perché quando c'è il chiaroscuro, quando c'è la luce, ma anche l'ombra che contrasta, noi siamo portati
a sentirci, non dico tristi, ma alle volte pensare al passato, i nostri ricordi, le persone che non abbiamo più vicino a noi. Ecco, un tipo di angelo potrebbe essere qualcuno che abbiamo perso, una persona cara, e in questo libro ce ne sono, ci sono degli esempi. Però in generale le persone, tutti noi siamo angeli e a volte non lo sappiamo, e possiamo esserlo per gli altri, per noi stessi e per gli altri. La parola angelo, voi lo sapete, significa messaggero, deriva dal greco, e gli angeli, diciamo tradizionali, sono degli esseri che vengono mandati da dimensione del divino verso la terra a portare dei messaggi, quindi sono dei tramiti, dei messaggeri. Noi tutti possiamo essere dei messaggeri gli uni per gli altri, possiamo darci dei messaggi, possiamo aiutarci, quindi darci degli avvertimenti, darci delle risposte. Alle volte noi non sappiamo cosa scegliere e un angelo ci viene in aiuto, ci dà una risposta. Non sempre questo angelo ha un volto riconoscibile, quindi sta anche a noi lasciarci guidare e capire questi messaggi. A volte gli angeli sono un po' sopraffatti dal lato oscuro, dal lato dell'ombra. Ci sono degli angeli che non riescono bene a svolgere il loro compito, e questo forse è il caso del primo personaggio, della protagonista del primo racconto, che è Arianna, che è una storia purtroppo, dipende dai gusti anche, è un po' cupa, ecco, diciamolo pure, con un finale però che forse ha un piccolissimo spiraglio di speranza. Poi gli altri racconti sono un crescendo di luce, fino ad arrivare al nono racconto, che è un omaggio a Dante Alighieri. Ovviamente io ho scelto questa posizione, numero 9, perché lui amava osservare il mondo anche attraverso i numeri. Quindi le posizioni che assumevano le persone negli elenchi, nelle liste. E il numero 9 è un numero importante, è un numero che rappresenta il miracolo, dice Dante, perché è tre volte tre, tre volte il numero della perfezione, il numero della Trinità. Quindi era doveroso che lui fosse nella posizione numero 9. E i racconti esistevano già prima del libro, tutti esistevano già, però non tutti erano stati pubblicati. Il primo, L'amico di Arianna, era uscito molti anni fa, nel 1990, in una collana dell'editore Alfredo Guida di Napoli, che aveva una particolarità, si chiamava Clessidra. E ogni libro aveva due autori, quindi si leggeva un libro, nel mio caso L'amico di Arianna, si finiva la lettura, si capovolgeva il libro, proprio come una clessidra, e sorpresa c'era un altro libro, proprio con un'altra copertina e con un autore famoso, un autore affermato. Io ero l'autore esordiente all'epoca e ero tenuta a battesimo da Maria Corti. Nel dare di nuovo alle stampe il racconto, l'ho completamente riscritto, anche se l'ho trovato già molto equilibrato, devo dire, però c'erano degli aspetti che dovevo cambiare per forza di cose, perché quando è stato pubblicato non esistevano i telefoni cellulari. Quindi, essendo un thriller, è una storia proprio di tensione questa, avvengono dei fatti anche sanguinosi, ci sono dei momenti particolarmente difficili, dei momenti in cui certi personaggi vorrebbero avvertirne degli altri, e all'epoca non c'erano i telefoni cellulari, quindi mi sono dovuta adeguare alla realtà, l'ho cambiato in gran parte. Poi gli altri racconti, il secondo è un giallo religioso, si intitola Coi tollis peccata mundi, il protagonista è un sacerdote che ha una personalità complessa. Il racconto ha questa caratteristica, che c'è poco spazio, tutto deve essere concentrato, quindi con brevi tratti, con brevi allusioni,
magari con quello che per un pittore sarebbe un tratto di colore, si cerca di delineare un ambiente, una storia, un mondo. E poi ancora crescendo c'è un racconto intitolato Le rose di dicembre, dove c'è appunto la presenza quasi angelica del ricordo, ma è ancora più del ricordo, è qualcosa di molto più forte, della mamma del protagonista, che è morta da un anno. Quindi il protagonista, che si chiama Giacomo, è un bambino, ricorda la mamma nel giorno di Natale, il primo Natale senza di lei, ma lei in realtà c'è. Quindi lui desidera fortemente la sua presenza, non si arrende al fatto che non ci sia più e riceve in effetti un segnale della presenza della mamma. E poi così via, fino ad arrivare a un racconto che io amo molto, che è il penultimo, e si intitola La bambina che amava i rondoni. Siamo nella stagione dei rondoni e io immagino, è un racconto un po' fiabesco, immagino una bambina che non si rassegna al fatto che i rondoni debbano partire alla fine dell'estate, che poi in realtà partono a metà luglio, avete notato, quindi non partono proprio alla fine dell'estate, e quindi fa di tutto per fermarli. Qui si può interpretare, qualcuno l'ha interpretato come il fatto di non accettare la fine dell'estate in quanto pienezza della vita, quindi l'incapacità di accettare tutto sommato il nostro destino, perché noi nasciamo con tutte le potenzialità, abbiamo poi la ricchezza, la forza della gioventù, e poi lo perdiamo. Ma acquistiamo qualche cosa, acquistiamo l'esperienza, e la nostra vitalità interiore potrebbe anche non spegnersi. E qui mi fermo, perché forse potremmo, se tu Luisa non hai da dirmi nulla, potremmo parlare, dare la parola a Carlo e Eleonora. Le letture saranno accompagnate da un sottofondo musicale. Questa sera avremo anche un inedito intitolato Il sogno di Jacopo Sannazzaro, ed è, insomma, gentilmente Gianmarco lo suonerà per noi per la prima volta da uno spartito che ci è stato, scusatemi, da uno spartito che ci è stato regalato dal conte Giuseppe Sannazzaro Natta, che è l'ultimo discendente della famiglia Sannazzaro, dalla quale la nostra città prende il nome. L'appartamentino di Arianna era vicino, in una zona molto fascinosa, sull'angolo fra via della Stelletta e via della Scrofa. Era in alto e godeva di una vista bellissima su di una torre medievale legata a una strana leggenda a tema religioso e a altri bei palazzi famosi di Roma. Non ci volle molto a raggiungerlo e presto venne il momento di congedarsi, anche se Alessandro se ne andava a malincuore. Aveva sperato che passassero la serata insieme. Dopo il momento di lasciarsi, Arianna lo trattenne per un braccio senza riuscire a guardarlo negli occhi, come se avesse qualcosa di urgente da comunicare, qualcosa di spiacevole. Alessandro, volevo dirti, non ti avevo ancora detto che a casa mia, a Mantova, oltre a mia zia e a mio padrino, vive anche un mio amico, un mio carissimo amico. Si chiama Wolfgang, è di origine tedesca. Abbiamo condiviso la nostra infanzia, lo ospitiamo perché lui è stato ancora più sfortunato di me con la famiglia. È rimasto orfano, sarebbe solo al mondo se non ci fossimo noi. Alessandro impallidì.
la guardò come se la vedesse per la prima volta. Quelle parole erano state pronunciate da Arianna con un'espressione ansiosa, imbarazzata. Trovò la forza di farfugliare una risposta. Disse che non doveva preoccuparsi, che la presenza del suo amico non sarebbe stato un problema. Si salutarono senza che nessuno aggiungesse altro. Rimasto solo con Dario e Candida, Alessandro si sentì indifeso. Improvvisamente il viaggio a Mantova si era trasformato in un'impresa irta di minacce. I due amici gli camminavano accanto, silenziosi, come se stessero condividendo i suoi stessi pensieri. Ma poi Candida lo sorprese. Strano che tu non sapessi di Wolfgang, Alessandro, disse con cautela e con un certo sgomento. Arianna non te ne aveva mai parlato? Alessandro impallidì nuovamente. Stavano per raggiungere la casa di Dario, una mansarda nella zona di Largo Argentina che spesso condivideva con Candida. Dario lo invitò a salire per la cena. Forse hai bisogno di parlare un po', disse. Parlarono infatti, cenando insieme. Una delle loro cene improvvisate, di solito così piacevoli e rilassanti. Ma non fu del tutto un sollievo per Alessandro. Servì solo a farlo sentire un po' meno turbato. La comparsa in attesa dell'amico tedesco rendeva paradossale la condizione familiare di Arianna. La presenza in casa di un suo coetaneo, che faceva parte della sua esistenza fin dall'infanzia, poteva rendere la situazione insostenibile. Era per questo, probabilmente, che non gliene aveva mai parlato. Ma venirlo a sapere così, appena prima di partire insieme per Mantova, aveva precipitato Alessandro in un'inquietudine dolorosa. Secondo me devi stare tranquillo. Candida cercava di consolarlo. Arianna mi ha sempre parlato di Wolfgang come di un semplice amico, non di un innamorato. Non c'è mai stato nient'altro fra loro, solo amicizia. Ne sono sicura. Come sono sicura che a te tiene tantissimo. Ti ama. Quando mi ha raccontato di Wolfgang, invece, anche io mi sono stupita per il fatto che vivesse con la sua famiglia, pur non essendo nemmeno un lontano parente. Ma poi, quando me ne ha parlato più a fondo, ho capito che Arianna in lui si riconosce. Lui rispecchia la sua condizione di orfana, la sua infanzia un po' randagia. Ha usato proprio lei questa espressione, infanzia randagia. Ma perché non me ne ha parlato prima, allora? Perché tacere su una persona così importante per lei? Mormorò Alessandro. Aveva bevuto un po' troppo vino e aveva la voce impastata. Gli girava la testa. Non andare a Mantova. Lascia perdere questo viaggio. Aspetta. Cerca di conoscerla meglio. Dario era intervenuto di soprassalto, come facendosi violenza. Ascolta, Alessandro. Non volevo dirtelo, ma adesso mi sembra il caso. Quella ragazza non mi piace. Ascoltami, non andare. È una situazione troppo strana. Ma non esagerare! Esclamò Candida, ridendo. A te le donne bionde non sono mai piaciute, Dario. Alessandro, non ascoltarlo. Non lasciarti influenzare da lui. Tuttavia Dario non rideva. Candida riconobbe quella sua ruga di solito superficiale che gli scavava come un piccolo solco in mezzo alla fronte quando aumentava seriamente la tensione. Ascoltami, Alessandro. La voce di Dario tremava. Io non volevo dirtelo, ma adesso sento che devo farlo. Perché quella ragazza mi fa paura. Non è antipatia. Non è una forma di gelosia nei tuoi confronti. Fidati. È successo un fatto strano qualche settimana fa. Ricordi quella sera quando tornavamo dal Teatro Argentina dopo lo spettacolo dei Momix? Quando tu dovevi rientrare presto perché avevi un esame e ho accompagnato a casa io Arianna? Avevamo voglia di fare due passi per le stradine intorno al Pantheon. Era una notte tiepida. Si interruppe, fece un respiro profondo. In fondo è una piccola cosa, forse tu la troverai sciocca. Ma io mi sono spaventato. Lo sai che quella è una zona piena di gatti? Non passa sera che non se ne incontrino. Ecco, proprio i gatti. Appena vedevano Arianna, ma ancora prima, appena avvertivano la sua presenza, non so come facessero, saltavano via come delle furie. Miagolavano, strillavano. Mai visti gatti tanto spaventati. Non mi era mai successa prima una cosa simile.
Era per lei, Alessandro. Erano terrorizzati da Arianna. Allora, Arianna è un personaggio carico di tensione che lascerà presagire poi lo svolgimento tragico della storia. Forse è un angelo oscuro che non ha saputo dimostrare e di spiegare tutte le sue potenzialità. Sì, questa vicenda si conclude in modo cupo e tragico. E io, leggendo questo racconto, ho pensato che contiene una vena noir. Ho pensato al romanzo gotico, quando tu descrivi gli scricchiolii nella foresteria che Alessandro sente. Oppure ho pensato anche al passato, a un racconto che avevo studiato al liceo, Le Urla, quando tu descrivi il muso di Wolf, che si può dire è un cane, ormai l'ho detto, che guarda la famiglia di Arianna seduta nel salotto, appunto da dietro ai vetri, e ho ritrovato questi collegamenti letterari. Però Bianca in un'intervista dice che invece questo racconto ha origini mantovane, e quindi io questa sera volevo chiederle che cosa c'entra, qual è il collegamento. Il racconto è anche ambientato nella zona di Mantova in gran parte. Avete visto che c'è questa prima parte che hanno letto così bene, in modo così suggestivo, Eleonora e Carlo, che è ambientato a Roma, dove si incontrano i due protagonisti. Però Arianna è fuori sede, mentre Alessandro è di Roma, lei è una studentessa fuori sede che si innamora di lui, insomma si innamorano, e siamo nel periodo di Natale, mentre Alessandro vorrebbe andare in crociera in barca a vela nel sud, vicino a Lampedusa, Linosa, eccetera. Lei gli propone di andare a Mantova a trovare i parenti e lui accetta. Da notare, c'è un prologo nel racconto in cui si vede che la protagonista femminile, Arianna, da bambina ha perso i genitori in una circostanza tragica. E si intuisce che è lei, insomma, poi l'adulta che incontra Alessandro, e quindi ha una famiglia molto particolare, molto, molto strana, potremmo proprio dirlo. Ma è interessante anche il contrasto tra le due città, quindi Roma molto luminosa e invece Mantova, che specialmente in questo periodo invernale è dominata dalla nebbia. E io sono di origine mantovana. La mia mamma era di Mantova e io andavo sempre dai miei parenti, che erano in un paesino sull'argine del Po, non proprio sull'argine ma a ridosso dell'argine, perché la caratteristica di quella terra è che è proprio piattissima, ancora più di qui, e la nebbia è ancora più forte che di quando è qui. E per salvarsi dalle piene e dalle inondazioni hanno costruito questi argini per tenere il fiume lontano dalle campagne. E io raccontavo a mia volta tutte queste storie che io non ho vissuto personalmente, ma è come se avessi vissuto, perché ero piccola, quindi mi sono proprio entrate. E quindi a me sembra di ricordare delle vicende che molto probabilmente invece non ho vissuto, tipo alluvioni, contadini che portavano le mucche sull'argine per salvare la mandria, quindi eventi anche drammatici. E soprattutto c'era l'usanza di raccontarsi delle storie, c'era proprio questo amore per le storie fantastiche, davvero un pochino gotiche se vogliamo, perché probabilmente Mantova è un po' in una zona di confine tra il mondo mediterraneo italiano e invece la parte europea. Noi siamo cuneati tra appunto il calore, la luce mediterranea e il freddo del nord, dell'Europa. E quindi c'è anche lì questa abitudine a raccontarsi storie anche di fantasmi, alcune ironiche, altre un po' meno, un po' più spaventose. Quindi la tendenza era a passare le serate d'inverno
nella stalla, ai tempi dei tempi, perché nella stalla faceva caldo, c'era il calore animale, le mucche permettevano di non usare il riscaldamento, di stare al caldino, e intanto si faceva filò, cioè si raccontavano storie. Filò è anche il titolo di un libro di poesie di Andrea Zanzotto, che era veneto, non era mantovano, però sempre dalla parte dell'est. Si diceva anche là di fare filò. Quindi io credo che questo racconto sia nato da questo immaginario e da questi ricordi infantili di un mondo dove il buio prevaleva un po' sulla luce, devo dire, perché c'era spesso l'oscurità, appunto, e trapelava poco la luce. Quindi il personaggio di Arianna ha dovuto in qualche modo rimediare nella sua esistenza adulta a un trauma gravissimo, un trauma infantile che l'ha segnata, e non ci è riuscita del tutto, insomma, ci è riuscita a modo suo, ma in un modo discutibile, potremmo dire. Poi la storia ha questo colpo di scena che la nostra professoressa Mirabelli ha un po' rovinato, ahimè, perché appunto io cerco di far arrivare il pubblico, i lettori, al momento in cui Alessandro scopre chi è Wolfgang, perché lui si ingelosisce, pensa: ma chi è questo qui, ma lei vive con uno, ma come? E invece è un cane pastore tedesco. Però adesso non diciamo nient'altro, ci sono altri colpi di scena, per chi lo vuole leggere non resterà senza sorprese. Ecco, questo è il primo racconto, che è anche la parte più importante del libro, come numero di pagine, se vogliamo, però gli altri non sono meno importanti. Sì, una cosa volevo dirti, che noi abbiamo sempre pensato al mondo contadino come un mondo bucolico, un mondo spensierato, fatto di leggerezza, di allegria e anche di fatica. Invece tu ci lasci forse capire che è anche un mondo triste. Ma è un mondo anche cupo, è un mondo con delle tragedie, perché specialmente in queste zone c'è sempre stato purtroppo motivo di combattere per sopravvivere, prima per la povertà, poi perché c'era magari qualche fabbrica, qui vicino c'è la raffineria, che pare emettesse dei fumi nocivi, molto nocivi, per cui molti si ammalavano. E poi probabilmente, anche a prescindere da questi aspetti più contemporanei, c'è qualcosa nelle campagne, quando c'è questo silenzio, questo spazio grandissimo, questo senso di vuoto, che secondo me è inquietante, cioè non è sempre così rassicurante, così tranquillizzante, dipende da come lo si vive, da come lo si affronta, quindi c'è come un qualcosa di nascosto, qualcosa di in agguato, che potrebbe rivelarsi oppure no. È un po' anche l'idea che aveva Dino Buzzati, magari qualcuno lo conosce, per me è un grandissimo scrittore, quasi un maestro, perché io l'ho letto tutto. E lui parla proprio di questa grande, deserta campagna, come di qualcosa di minaccioso. Quindi il mondo contadino ha dei risvolti non così rassicuranti. Va bene, allora ci spostiamo, facciamo il nostro percorso, andiamo a vedere anche i racconti centrali, che toccano tanti temi. Allora, abbiamo già parlato delle rose di dicembre, del tema della mamma morta e di come noi siamo capaci, o forse i morti sanno ancora in qualche modo comunicare con noi e farci sentire la loro presenza quando l'affetto in vita è stato molto forte. E molto bello è anche L'olivo della strega: qui non è più la figura della mamma che torna a farsi sentire, ma è quella della nonna. Ma è un racconto altrettanto bello
bello e delicato. E poi cito gli anni e anche Treni, che ci lascia un messaggio fortemente positivo, quindi la vita che può offrirci sempre un'altra possibilità se noi siamo capaci di pensare a un nuovo progetto da realizzare oppure aspettare un evento futuro che potrebbe arrivarci. E io personalmente cito, perché mi piace, Amnesia. È un racconto particolare in cui tu, diciamo il narratore, allora coinvolge direttamente il lettore, parla a lui in seconda persona e quindi è come se fossimo un po' tutti noi protagonisti. E questo espediente letterario mi piace molto e leggo anche qualche riga, anche se non sono un'attrice. Cammini in una piazza dal pavimento acciottolato e il rumore dei tuoi passi risuona cupo intorno, ti invade la mente. Tu guardi a terra e vedi che questa materia che stai premendo involontariamente è fatta di bottiglie vuote, una distesa di bottiglie di cui tutto il pavimento della piazza è seminato. E a questo punto la mente va via. E vediamo come c'è un universo insondabile che le nostre capacità raziocinanti non sanno leggere e non sanno decifrare, ed è proprio quello della mente umana e del cervello dell'uomo. Questo tema mi piace molto e mi affascina in modo particolare, però è anche vero che la memoria può ritornare se noi riusciamo ad agganciare un ricordo preciso, momento preciso, un evento particolare, ecco che, come nel caso della protagonista del racconto, la memoria poi ritorna. E poi nel tuo percorso si va verso il racconto finale, ma di questo ne parliamo dopo, il racconto che ha per oggetto, che ha per protagonista Dante, volevo dire che è l'oggetto e la passione dei tuoi studi. Sì, infatti, tu hai toccato un tema importantissimo, quello della memoria, che è presente, si può dire, in tutti i racconti, pensandoci bene, sì, quasi tutti, perché, ma persino la bambina che ama i rondoni ha una memoria. E la memoria è un tema interessantissimo, perché adesso naturalmente ci sono degli studi nuovi, e avete sentito sicuramente parlare delle neuroscienze. I neuroscienziati si sono messi a studiare il cervello, tutte le sue così, le sue modalità di azione interne, e hanno detto che, questo abbastanza recentemente, pochi anni fa, io ho partecipato a un convegno per mio interesse personale, e hanno detto che siamo agli inizi di una nuova scienza, perché ne sappiamo pochissimo. Così come sappiamo pochissimo dell'infinitamente grande dell'universo, quindi delle strutture che lo formano. Tutto questo è molto affascinante, così come sappiamo poco dell'aldilà, il cosiddetto al di là. Noi vorremmo sapere che cosa succede dopo. E naturalmente un autore che l'ha detto in modo molto coraggioso è proprio Dante. Quindi lui ci ha raccontato quello che succede di là. Noi non sappiamo però cosa succede bene, abbiamo una vaga idea, ecco. E però a volte a me è capitato di ricevere, non dico dei messaggi, però può anche darsi, sì, perché no, in sogno soprattutto, qualcosa che mi è arrivato. Quindi secondo me è qualcosa che succede a molte persone, quindi nei sogni noi siamo presenti in questa dimensione con il nostro corpo, però la mente è da un'altra parte, non sappiamo bene dove, non si sa bene dove. Poi la scienza lo sta studiando, ma adesso lo ammettono anche, lo sta studiando, non sappiamo molto. Anche la psicanalisi, insomma, poi ora si dice che la memoria è traditrice, tra virgolette, perché noi crediamo di ricordare un evento che abbiamo visto. Questo succede anche nei casi in cui c'è una testimonianza oculare. Le persone raccontano quello che hanno visto, poi capita magari di avere un filmato, magari c'è una banca che ha un bancomat tenuto sotto controllo, si vede quello che è accaduto
e si scopre che quello che è stato raccontato è completamente diverso. Quindi la persona non è che ha mentito, la persona ha raccontato i fatti in un certo modo perché si li ricorda così, è in buona fede. Però c'è qualcosa che nella nostra mente a volte devia la realtà e la memoria va per conto suo, quindi la memoria non sempre è affidabile. Eppure emergono dei ricordi che noi credevamo non esistessero più, cose che credevamo non esistessero più e invece ci sono ancora. Per esempio quando si fa una forma di regressione oppure con l'ipnosi emergono i ricordi, quindi vuol dire che i ricordi puri, gli eventi così come sono accaduti non si perdono, da qualche parte rimangono. E nel racconto che adesso, un brano del racconto che adesso Eleonora e Carlo leggeranno, c'è appunto questo, diciamo, piccolo miracolo in cui il desiderio di comunicare con qualcuno che non c'è più dà un frutto. E in questo racconto mi sono un po' ispirata anche, come si capisce dal titolo, a un bellissimo personaggio che è caro un po' anche alla nostra cultura popolare, cioè Santa Rita, di cui è stata celebrata la festa da poco tempo, che è il 22 di maggio, e lei è famosa anche, tra l'altro, per il miracolo del rosa. Lei voleva vedere una rosa prima di morire, solo che era inverno, e le sue consorelle, spedite da lei a prendere questa rosa nel giardino, sono molto tristi perché pensano non riusciremo ad accontentarla, e invece la rosa c'è, gliela possono portare. Ecco, a me questo ha colpito molto. Poi quando ho scritto questo racconto non pensavo propriamente in modo preciso a questo episodio, però è riemerso in me, perché spesso accade questo, cioè quando si scrive bisognerebbe dimenticare tutto quello che si è letto e tutto quello che si è vissuto e lasciarsi trasportare, tanto le cose riemergono, tornano. Ecco, poi ancora un brano, ancora un sottofondo musicale, in questo caso il titolo è Dark Angel ed è una musica composta da Gianmarco Mucaglieri. Non si può tornare indietro nel tempo. Non si può. Questo continuavano a dirglielo fin da quando lei se n'era andata. E lui era diventato tanto triste e aveva fatto tante domande. Eppure, Giacomo non si voleva dare per vinto. Ci provava ogni volta che aveva un'occasione. L'ultima volta era stato quando aveva seguito quella conferenza divulgativa di scienza, semplificata per tutte le fasce di età, dove si era parlato anche della possibilità dei viaggi nel tempo, secondo la teoria di Einstein. Giacomo era stato l'unico della classe a fare una domanda intelligente, ma la risposta non lo aveva per niente soddisfatto. E poi era arrivato ancora il Natale. C'era tutto quel parlare, come tutte le altre volte che ricordava, di desideri, di letterine a Gesù bambino. Glielo aveva insegnato lei. Giacomo scriveva ancora a Gesù bambino. Glielo aveva insegnato lei. Tutti i suoi amici scrivevano di giocattoli ad alta tecnologia, videogiochi, PlayStation, cose che erano in sostanza passatempi. Giacomo no. Giacomo non aveva chiesto un passatempo. Piuttosto voleva qualcosa di incredibile che nessuno aveva mai nemmeno sentito nominare. Aveva chiesto un fermatempo. E da allora erano cominciati i rapporti difficili con lui. Giacomo sospettava da parecchio che qualcuno filtrasse le sue letterine a Gesù bambino, ma ne ebbe la conferma quando lui cominciò a parlargli come per caso, senza parere, del fatto che certe cose strane, tipo per esempio i fermatempo, nella realtà non esistevano e che proprio non si potevano regalare ai bambini, anche se erano stati per tutto l'anno buonissimi. Ma a Giacomo non importava. Giacomo rivoleva lei.
o almeno, se non poteva riaverla, rivederla di persona, voleva avere in qualche modo un segno della sua presenza, perché Giacomo ne era sicuro. Da qualche parte, lei c'era ancora. Non era proprio possibile che fosse sparita così. Visto lì dal punto di vista di Giacomo la storia di questa possibilità di una vita oltre la nostra esistenza fisica. E poi beh, c'è anche l'idea di una vita, di una seconda vita, anche di una terza vita, qui, in questo mondo. Non mi è mai capitato di pensare ricomincio la mia vita, di dirlo proprio, di sentirvi che è così, in qualche modo rinasco, ecco, l'ho sentito dire da una mia amica recentemente. È vero, noi abbiamo la possibilità di avere anche più di una vita dentro il tempo che ci è dato qui, perché può accadere qualche cosa che ci cambia, può essere una prospettiva nuova, il modo nuovo che noi abbiamo di vedere il mondo. E io ci credo in questo, e lo esprimo anche in qualcuno di questi racconti. Prima Luisa citava gli anni in cui c'è una ragazza che ritrova il paese dove andava in vacanza durante la sua infanzia e pensa di non riuscire a raggiungere un certo luogo, una chiesa, perché il sentiero per raggiungerla era difficile, era impervio, e invece la ritrova facilmente. Come se appunto si fosse schiusa qualche possibilità che prima era impossibile, era preclusa. E poi c'è il racconto Treni. Il racconto Treni che si basa un po' sull'espressione metaforica perdere il treno, nel senso di perdere un'occasione, l'occasione della vita, l'occasione più importante. In realtà è nato da una sera un po' magica, in cui ero stata molto bene con degli amici e poi eravamo passati sopra il ponte di ferro, di metallo, che sovrasta i binari di una piccola stazione di Milano che i pendolari della zona di Vigevano Mortara conoscono, ahimè, molto bene. E questa distesa di binari, che si può vedere proprio solo addossandosi al parapetto, e così a perdita d'occhio, abbandonati di sera, mi hanno fatto, non lo so, mi hanno fatto nascere quest'idea, che anche qui ha a che fare un po' con qualcosa di magico, perché accadono piccole cose magiche nella nostra vita. E qui magari è un pochino più magica delle altre, però c'è sicuramente qualcosa di magico in tutti i nostri giorni. A volte ce ne rendiamo conto di più, a volte un po' meno, però c'è sempre qualcosa, c'è sempre qualche messaggio che dovremmo raccogliere. Vogliamo sentire anche Treni. Ogni volta che salivamo su quella scalinata, poi si fermavano un momento, scusate, ogni volta che salivano su quella scalinata, poi si fermavano un momento a contemplare la vista sottostante con l'atteggiamento di conquista. Era faticoso fare quelle scale e il cuore mandava segnali che facevano paura. A ogni ascesa sempre peggio, specialmente d'estate. La vista sotto non era particolarmente bella, anzi qualcuno aveva potuto considerarla squallida. Erano binari di una piccola stazione che avevano ancora tutto il suo splendore protonovecentesco.
ma era diventata uno scalo secondario, poco importante, anche se invaso ogni giorno lavorativo da una proliferazione incontenibile di pendolari. Nonostante i piccoli cambiamenti in sé positivi, i monitor che annunciavano orari, binari e ritardi, le bacheche sempre più cromate, grandi e leggibili con l'elenco dei treni, non riusciva mai a perdere nel corso degli anni un che di sporco e malfamato. Neanche lo spettacolo che offriva a chi la guardava dall'alto poteva essere affascinante. Eppure, quei binari vuoti e silenziosi, quell'aria di sonno e riposo, in una sera d'estate, con una luna grande e luminosa come un occhio spettrale nel cielo, catturavano un bagliore di bellezza. La città era una di quelle grandi, sempre un po' incompiute, sempre un po' invivibili, sporche, caotiche, che trainavano l'economia italiana con la loro energia tesa solo ai profitti economici. Era perché quella prospettiva di binari vuoti era una nicchia di stasi nella città movimentata. Il regno dell'attesa di un nuovo evento, la mattina dopo, quando il sole avrebbe riconquistato il dominio, ora lasciato alla luna, e lo sferagliare dei treni avrebbe ripreso a tormentare le orecchie. E quella vista acquisiva tutto quel fascino. Loro si fermavano un istante, non molto di più, in cima a quella scalinata di metallo. Si avvicinavano alla ringhiera del ponte tinto di verde, contemplavano i binari, poi si guardavano brevemente negli occhi e riprendevano a camminare. C'è un colpo di scena anche in questo racconto che però non ho voluto che venisse svelato, altrimenti parliamo troppo. Qui, bisogna... La cosa più importante è leggerli con se stessi, cioè leggerli in un momento di tranquillità e goderseli. Ecco, infatti io non sono intervenuta perché altrimenti qualche gatto arriva. Siamo pronti invece per parlare del racconto ultimo, del tuo nono racconto, che ha un titolo molto impegnativo, perché è così, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Quindi questo è un verso del canto primo della Divina Commedia che tu prendi. Allora io lo faccio conoscere così, ecco, brevemente, dicendo che si stacca completamente da tutti gli altri, perché il protagonista è Dante, e tu descrivi un Dante verso la fine della sua vita, quando è esule a Ravenna dai Napolenta e sta per partire per Venezia per una missione. E comincia a sentire tutto il peso della tristezza, dell'esilio, e capisce che ormai non rivedrà più la sua amata città. Ecco, e questo volevo dire, che tu dai un'interpretazione personalissima di questo racconto, per cui il veltro che nasce, che a sua nazione tra feltro e feltro, per te è la pagina scritta, e cioè sarà la Divina Commedia, il poema di Dante, che come il cane da caccia, dalla caccia appunto al male. I versi di Dante, le sue terzine sono molto feroci nel bacchettare, nello stigmatizzare comportamenti negativi di uomini e donne del suo tempo che dopo di lui sarebbero rimasti nella storia. Ecco, e quindi c'è la premonizione nell'annuncio della pagina scritta, quando all'inizio tu descrivi Dante che, aprendo la nicchia, prende le carte sopra le quali, nelle quali ha scritto il suo poema, poema che contiene la conoscenza che consegnerà all'umanità, e grazie a cui l'umanità riuscirà a
ad evitare il male, l'invidia e gli errori che invece abitualmente si compiono. Quindi l'importanza della pagina scritta, l'importanza della conoscenza e della verità che la Divina Commedia veicola. È proprio così. Grazie. Sì, allora anche questo racconto ha una piccola storia, un'origine, nasce da una commissione. Tempo fa avrebbe dovuto esserci a Fabriano, che è la patria della carta, avrebbe dovuto esserci una mostra dedicata appunto all'origine della carta e mi avevano chiesto di scrivere qualche cosa. Dato che io sono una narratrice, ho pensato appunto di scrivere un racconto e questo racconto è nato così. Allora l'idea era di interpretare questo verso famosissimo del primo canto dell'Inferno, che è stato interpretato in svariatissimi modi, perché è difficile, cioè come molti versi della commedia è interpretabile in più modi. Questo secondo me rende il poema di Dante ancora più affascinante, lo è già di per sé, però il fatto che abbia degli aspetti misteriosi arricchisce il suo fascino. E qui Feltro e Feltro è stato detto, potrebbe essere la città di Feltre, potrebbe essere la città di Feltre e il monte Feltro, potrebbe essere un francescano, quindi la sua origine è tra gli umili Feltri del Saio dei Francescani, potrebbe essere quindi, se fosse vera la prima ipotesi, Can Grande della Scala, che era il signore di Verona, insomma svariate ipotesi. Allora io ho pensato che invece il feltro alludesse alla modalità, alla tecnica per creare appunto i fogli di carta che cominciavano a essere usati al tempo di Dante. Quindi ho pensato che fosse il suo modo per dire che lui affidava al suo poema questo compito, questo difficilissimo compito, questa missione, più ancora che compito, di aiutare l'umanità, quindi di portare l'umanità a un risveglio spirituale. In tutto il poema di Dante c'è questo, questo lo potete proprio vedere. Lui è convinto, lo vediamo molto bene nel Paradiso, è convinto che l'umanità è arrivata al punto di una svolta, di un cambiamento, appunto di un risveglio spirituale. E poi io qui faccio mia una teoria che è di studiosi, di dantisti, che secondo me è una buona idea, è attendibile, cioè che Dante abbia scritto il primo canto dell'Inferno per ultimo, come spesso succede quando c'è un canto oppure un capitolo, in questo caso essendo un poema è un canto, che fa da introduzione a tutto il libro, è difficile poi che l'autore lo scriva per primo, o perlomeno se lo scrive per primo poi lo ritoccherà, perché è altrettanto difficile che un libro mantenga una linea perfettamente nella direzione in cui era stata impressa all'inizio dall'autore, ma sarà più facile che cambi questa direzione. Il libro poi prende vita propria mentre lo si scrive, quindi è probabile che Dante abbia scritto per ultimo il primo canto dell'Inferno, che è il canto di proemio a tutta l'opera, tant'è vero che l'Inferno è l'unica cantica che ha, faccio la domandina agli studenti, bravo, lui lo sa invece, è l'unica cantica che ha 34 canti perché appunto contiene il proemio. Esatto, proprio così, sono 100 in totale, vedi che invece studiano anche la commedia. Bravo. E quindi un altro ingrediente che ho messo in questo racconto è una leggenda, questa è una leggenda, che alla fine della sua vita Dante non avesse detto ai suoi figli, in particolare a Pietro, dove aveva messo gli ultimi canti del Paradiso. Quindi io gli aggiungo anche il primo canto dell'Inferno, quindi gli ultimi canti del Paradiso più il primo canto dell'Inferno vengono ritrovati poi da Pietro di Dante grazie alla mediazione di un amico a cui Dante era andato in sogno. Quindi lui aveva sognato Dante
che gli aveva detto: guarda che i canti sono nascosti così e così. Poi l'aveva rivelato al figlio ed era proprio così, era vero, quindi li ritrovano. Io immagino Dante sul punto di partire per Venezia, quindi ha ultimato la sua scrittura. Ovviamente io drammatizzo un po' perché è un racconto, poi sono una romanziera, va bene, quindi romanzo, e quindi lui è in un momento drammatico in cui affida la sua opera ai posteri, sa che è in un momento solenne, lo sente, perché lui non lo può sapere, però lo sente, lo percepisce. Quindi lui parte da Ravenna per un'ambasceria per conto di questo signore, Guido Novello da Polenta, va a Venezia. E Venezia gli sarà fatale perché si ammala di febbri malariche. Venezia è la laguna, quindi bellissima, affascinante, però un po' malsana. E quindi quando torna muore. Aspetto curioso di questa morte di Dante per febbri malariche. Il suo grande amico di un tempo, che era Guido Cavalcanti, era morto per la stessa malattia. E Dante si sentiva probabilmente un po' in colpa per questo, perché forse in parte aveva contribuito a farlo ammalare, perché lo aveva mandato in esilio per ragioni politiche, quando Firenze era una città in continua lotta politica, molto più accesa di quella che viviamo noi oggi, perché la parte perdente spesso veniva o messa a morte o mandata in esilio. Quindi per essere coerente, Dante aveva mandato in esilio anche Guido, che pure era suo amico, e l'aveva mandato nella Lunigiana, che allora era un po' malsana a sua volta, e quindi Guido si era ammalato ed era morto. Quindi forse questo senso di colpa riemerge e Dante ne viene poi alla fine sopraffatto, non lo sapremo mai. Comunque io immagino questo Dante che sa di avere compiuto la sua opera e la affida, possiamo dire, al futuro. E ora Eleonora. Sollevò il rettangolo di cuoio che copriva la nicchia, scavata in profondità nella parete. Le carte dentro erano ordinate con cura, come ricordava di averle disposte poco tempo prima, a pochi versi dalla fine dell'opera. La grande opera a cui aveva atteso per anni, in diversi tempi, in diversi luoghi, ispirato da persone ed eventi che avevano lasciato un segno su di lui. Segni indelebili, profondi. I segni di un'intera vita, di uomini e donne che sarebbero rimasti nella storia. Uno di loro era Arrigo VII, l'imperatore mancato. Colui che aveva tanto alimentato le sue speranze, riacceso la sua vita di esule e uomo politico ancora appassionato. Un'altra era Marguerite Poret, la battagliera mistica che aveva conosciuto e ammirato a Parigi. E Cangrande, il giovane principe generoso che lo aveva accolto a Verona, salvandolo dalla povertà. E ancora Guido Novello, il signore che proprio in quegli anni finalmente sereni gli aveva garantito nella dolce Ravenna una casa, una rendita, l'accoglienza di molte persone degne di stima. E poi c'erano gli occhi di smeraldo di Beatrice. Lei, sua guida, lei, suo raggio divino, che lo innalzava. E lo stava ancora innalzando a sé. Ora si sentiva stanco, in quell'alba prima della partenza. Stanco nel corpo, ma tra quei volti che lo inseguivano o gli venivano incontro, la sua mente era vigile e attiva. Era il tempo giusto per portare a compimento la sua opera. Cercò le carte che aveva lasciato per ultime e le trovò in cima alla pila. Erano lì ad attenderlo dalla notte prima, da poche ore di sonno prima. Il primo canto di tutto il poema. Il primo.
ma anche l'ultimo che doveva scrivere perché l'opera potesse avere, fin dall'inizio, il senso che voleva darle. Fin dall'inizio del cammin portò le carte con sé, fino al tavolo di pesante legno scuro su cui da tempo era solito lavorare, vicino al letto su cui dormiva poche ore la notte. Tutto in quella stanza, ogni mobile, ogni oggetto, diceva del suo amore per l'arte della scrittura, della sua necessità per lui come del respiro. Sedette, cercò il punto che doveva elaborare, lo spianò con la destra. Poi afferrò la penna già intinta nell'inchiostro, consumata dalle notti di scrittura. Aveva negli occhi della mente la veduta completa della sua città. Le case accalcate, i tetti rossi, le torri di diverse altezze, testimoni di continue distruzioni e ricostruzioni, le fenditure scure degli spazi tra i muri bianchi. E accanto la sagoma compatta e chiara del suo bel San Giovanni. E poi subito, proprio accanto alla sua città, al suo mondo concreto e vivo nel ricordo, vedeva le arche infuocate, i palazzi alti, le torri della città del mare e le rupi aspre della montagna che spunta alta sull'oceano, in cui le anime destinate al cielo compiono la dura ascesa. Ora gli sarebbe toccato un altro viaggio. A Venezia, la città come un miraggio sul mare, ma forse, al ritorno, se Dio avesse voluto, se la sua divina madre avesse voluto, ma non poteva lasciare che la sua mente inseguisse quegli ultimi pensieri. Non era questo ora il suo fine. Non avrebbe avuto più la sua cara Firenze. Mai più. Ma nemmeno Firenze avrebbe potuto avere lui. Ora che l'illusione del ritorno era svanita, i tempi erano maturi. Ora doveva pensare solo al bene del mondo. Sì, penso che sia una buona idea aprire anche al pubblico dopo. Allora, io avevo inizialmente pensato di leggere una parte ancora più breve di questo racconto, ma proprio Eleonora, l'attrice, mi ha suggerito di leggere dall'inizio, perché appunto c'è un riferimento alla presenza, al soggiorno di Dante a Parigi. E qui c'è un elemento fantastico, sembra che il microfono non funzioni più, l'elemento fantastico nel senso di non provato storicamente è l'incontro con Marguerite Poret, che appunto mi faceva notare Leonora, costituisce un legame con il romanzo Le terzine perdute di Dante che ho presentato in questa stessa sala il 15 marzo scorso. E che Dante sia stato a Parigi viene detto con molta sicurezza, con molta tranquillità, come dato certo, da quello che si può considerare il primo biografo di Dante, che è il cronista Giovanni Villani, che non scrive una biografia di Dante propriamente, ma gli dedica un capitolo della sua storia di Firenze. E poi lo dice a sua volta con sicurezza ben due volte Boccaccio in quello che in effetti è la prima biografia di Dante, cioè il trattatello, il famoso trattatello in laude di Dante. E
Molto probabilmente Dante è stato a Parigi proprio nel 1309. Io lo immagino nel mio romanzo che ho presentato qui da voi e immagino che abbia incontrato questa mistica che si trovava allora a Parigi. La possibilità c'è, come la possibilità che lui abbia letto il suo libro, cioè Lo specchio delle anime semplici, che esiste in una tradizione manoscritta anche tradotto in volgare italiano. Quindi la possibilità assolutamente c'è e ultimamente lo ha detto proprio anche uno studioso che Dante è molto probabile, cioè molto più probabile che sia stato a Parigi che non il contrario, e proprio nel 1309, che è il Galgan, ultimamente nel libro La biblioteca di Dante, quindi mi ha confortato moltissimo leggere questo saggio. E quindi ecco, c'era questo riferimento a Marguerite. Lo dico anche a favore degli studenti, nel senso che trattandosi di un racconto ci sono riferimenti storici, c'è un legame con la storia e la letteratura, però c'è anche qualche elemento di creazione, di immaginazione. Allora possiamo sentire qualcuno se vuole intervenire, se ha piacere di fare qualche domanda. Ah, ecco, allora subito un mio studente. Volevo dire ai ragazzi di fermarsi dopo perché avranno l'attestato di partecipazione. Quindi ho visto qualcuno che se la stava già svignando, se andatelo a chiamare. Io ho notato che i racconti finiscono a pagina 99 e al centro c'è il ringraziamento. E volevo sapere se era legato ai canti della mia commedia oppure era un caso. Così. Proprio. Come al centro c'è ringraziamento? A pagina 100. Ah, 100, ok. Volevo sapere se era legato oppure era un caso. No, donna, io non me ne ero resa conto. E qui anche, devo dire che ha a che vedere anche con la dimensione dell'impaginazione, quindi è anche il destino. Quindi in questo caso potremmo dire la provvidenza che ha fatto sì che ci fosse proprio questo numero di pagine che tu hai notato. Bravo! Un punto in più all'esame di Stato. Credito assicurato, sì, anche a te, però ovvio, e anche a lui. Falla pure. Cosa non si fa per un più all'esame di Stato? Quale tipo di genere letterario preferisce lei? Il romanzo o il racconto breve? La storia breve. La storia breve. La short story. Forse proprio il racconto, sì. Mi piacciono entrambi, però come tu intendevi dire, forse come preferisco, se mi sento più a mio agio in uno dei due generi, probabilmente proprio del racconto, che ultimamente ha avuto un bellissimo ritorno, potremmo dire, o rilancio, perché Alice Munro ha vinto il premio Nobel ed è un'autrice di racconti, con la sua opera adesso, soprattutto autrice di racconti. E poi io ho citato prima un autore che amo molto, Dino Buzzati, che è uno straordinario autore di racconti e che vinse un premio Strega nel 1960, mi sembra, no, forse no. Insomma, vinse un premio Strega, non ricordo in quale anno, con il volume 60 racconti, che vi invito a leggere se non conoscete, perché contiene delle storie che rimangono impresse. E poi c'è un grande autore che a sua volta ha affidato la sua opera ai racconti, che è Edgar Allan Poe, che io considero uno dei più grandi autori del mondo. E anche lui ha scelto gli elementi di tensione e li ha affidati alla brevità, alla sintesi del racconto.
Poi naturalmente ci sono anche i romanzi fiume, per carità, cioè, alcuni sono bellissimi. È una questione anche di gusti. Sì, anche se la storia breve, la short story, forse più comune nel mondo anglosassone, quello nordico, che non è in Italia, non è vero? Sì, sì, probabilmente è vero, è anche più apprezzata. E però vedo che anche nel nostro ambiente, nel nostro mondo, dell'Europa del Sud, potremmo dire, comincia ad avere un certo ritorno anche al racconto. Hanno sempre un grande fascino i racconti. Non grazie. Vorrei dire che tutti i racconti sono nella raccolta sono interessanti e meritevoli e mi piacerebbe dialogare su tutti, mi rendo conto che è un po' difficile, no? Questione di tempo, a partire dal primo dove c'è questa protagonista Arianna di cui tu dai l'immagine di una psiche veramente oscura, sai? Un enigma oscuro è questa ragazza, nel suo inconscio, nei suoi comportamenti. E devo dirti che è stato il primo che ho letto e mi ha veramente anche stupita, se non spaventata, per questo suo scambio di un'intelligenza di persona umana con quella che è anche l'istinto ubrisco dell'animale, no? Questo mescolarsi tra di loro, quasi in maniera da non poterlo dividere, da non poterlo capire fino in fondo. Ecco, mi ha veramente lasciata un po' nello stupore, spaventato. E poi posso dirti, per esempio, ho trovato, e mi piacerebbe parlare di treni, del racconto Treni. È un racconto decisamente diverso, perché è un racconto per me dove tu presenti il sogno. Un sogno che resta sempre presente per questi protagonisti, che è come sospeso in un'attesa, aspetta solo un momento di determinazione per essere realizzato. Potrebbe, però ci vuole questa volontà. Un racconto che avvince molto, io ho trovato, come l'altro di Anni che tu hai già citato, hai presentato, forse proprio anche per una mia formazione personale, con il tema del ricordo, questo filo del ricordo che si dipana, quasi che viene ricercato durante il percorso, che esplode quasi alla fine quando appare la chiesetta, in una visione così chiara, così uguale, che a me ha dato l'impressione tempo fermato, anche quello, no? Un gioco di tempo che si ferma e ritorna uguale, come se non fosse mai passato, non ci fosse mai stato distacco. In verità questa è un po' una premessa, poi se vorrai parlerai tu, per arrivare all'ultimo racconto, dove tu metti Dante come protagonista. Anch'io amo Dante, non lo conosco come te e me ne scuso, anzi ammiro e so quanto tu abbia studiato e ricercato tantissimo su questo nostro grande autore. E io volevo dirti questo, secondo me tu hai dato una interpretazione di un Dante profeta, l'hai visto sotto questo aspetto. Un Dante profeta, intanto perché lui usa la finzione poetica della profezia, no? Si fa predire i vaticini nella sua opera.
ma lo vedo come profeta perché lui è consapevole nel tuo racconto, appare proprio così, no? Consapevole della sua importanza, consapevole dell'importanza della sua opera, consapevole che questa opera scritta sulla carta, per cui potrà essere molto più diffusa attraverso questo materiale meno costoso all'epoca, questa opera che potrà raggiungere quindi tante più persone, questa opera potrà essere lei stessa il feltro, no? Il feltro che caccia, insegue, stana quelli che possono essere i vizi, quelli che possono essere quelle cose che l'uomo fatica a controllare. E quindi un Dante profeta del suo valore, profeta di un'opera che sarà un feltro nei secoli e potrà portare un bene agli uomini, un bene all'umanità. Del resto ricordo il brano che hanno letto dove terminavi proprio dicendo pensava solo al bene del mondo in quel momento, o potrei dilatarlo in tutta la scrittura della Divina Commedia. Quindi mi ha colpito e volevo ecco proprio invitarti anche un po' su questo aspetto, il Dante profeta. E non solo, vorrei, tu hai citato le tue terzine che sai io ho letto con un entusiasmo, una passione grandissima subito, volevo dirti che questa, quando tu hai scritto, e mi hai detto non so l'anno in cui l'hai scritto, ma l'hai scritto prima del romanzo, no? Per questa ricorrenza di Fabriano. Ecco, a me sembra che sia già il tuo racconto una profezia, no? Un vaticinio, un annuncio di quello che poi tu scriverai. Perché tu scriverai poi questo romanzo in cui Dante è portatore ancora di una profezia. Le terzine sono un monito profetico, un monito che dal 200 attraverserà i secoli per arrivare ai giorni nostri, all'umanità nostra, ai pericoli che può correre la conoscenza che stiamo inseguendo oggi. Quindi un Dante portatore di profezia, e questo ti è servito per costruire il romanzo su quei due piani temporali, no? Dal 200 al nostro 2000, che procedono quasi in parallelo. E avevo anche pensato, e mi ricordo che avevo parlato con Luisa, tu sai che noi ci parliamo anche delle tue opere, avevo pensato quasi a qualcosa di inconscio. Tu prima hai parlato, io credo in qualcosa che ci arriva, io credo in qualcosa che magari attraverso il sogno, no? Dei messaggi. Ecco, e già allora io avevo pensato, il racconto è come se già nel tuo inconscio ci fosse qualcosa che stava entrando, qualcosa che ti portava ad interessarti, ad inseguire poi questo Dante portatore di una profezia che è diventato poi il protagonista del tuo nuovo romanzo. Ecco, potrei dire un inconscio collettivo forse che ti ha mandato qualche intuizione, ma forse adesso mi allargo troppo, grazie. Intanto grazie, perché questa è un'analisi che mi piace moltissimo del mio libro di racconti, e anche specialmente dell'ultimo. Davvero, io non ci avevo pensato, questo racconto come una profezia, un vaticinio bellissimo questo, del romanzo che sarebbe uscito dopo e che io non sapevo ancora
che sarebbe uscito, che avrei scritto. Adesso io non ricordo, a essere sincera, quando ho scritto questo racconto, però mi sembra addirittura nella seconda metà degli anni 90, molto prima. E si vede che c'era già questa idea di Marguerite Poretto, oppure l'ho elaborato dopo, può essere che l'abbia aggiunto dopo, questo dettaglio, perché appunto riscrivendo i racconti per questo libro ci ho messo mano, quindi può darsi che l'abbia aggiunto dopo. Però ecco, se devo essere sincera, l'idea di far incontrare Dante e questa mistica francese, io non so come mi sia venuta. Questo non me lo ricordo, perché sicuramente ci sarà stato uno spunto, ci sarà stata una suggestione che mi è stata data da qualche lettura, ma non ricordo quando né come. E Dante profeta è davvero un tema importante, perché Dante, come detto, aveva una grande consapevolezza dell'importanza della sua opera, tant'è vero che, dato che questa consapevolezza sfiorava la superbia, quando incontra i superbi nel canto a loro dedicato del Purgatorio, si sente particolarmente vicino a loro e li accompagna a chino come loro sotto questi massi che devono trasportare, e quindi lui è consapevole di essere un po' superbo, ma potremmo dire più giustamente orgoglioso della sua capacità poetica, e lui spera che il suo poema attraversi i secoli. Lo dice nel Paradiso, dice che poca favilla, gran fiamma seconda, quindi una piccola scintilla fa esplodere, fa bruciare un grande incendio, e lui spera che la sua opera sia un grande incendio. Come è stato? Sì, quindi sì, mi affascina molto questa figura. Poi Dante aveva molte profezie, aveva inserito molte profezie nella Divina Commedia, alcune vengono definite post eventum, perché lui scrive un certo canto quando l'evento è già accaduto, quindi lo fa dire come profezia da uno dei personaggi che incontra, ma ci sono delle profezie vere e proprie, come appunto quella del primo canto, la famosa profezia del veltro, il cane da caccia che manderà all'inferno invidia, la lupa da dove invidia prima di partirla, la lupa che rappresenta l'avidità soprattutto. E poi c'è anche nel Paradiso qualche profezia, per esempio quando Dante dice che lo fa dire a Beatrice mostra a Dante tutto il Paradiso, sono arrivati finalmente al cosiddetto Empireo, cioè il luogo dove si trovano tutti i beati insieme a Dio, e si dispongono in una specie di immenso anfiteatro, e ci sono dei troni, delle sedie per ciascuno di loro, perché loro sono dei beati, sono degli esseri eletti, e quindi hanno diritto a una grande solennità di vita, di accoglienza. Alcuni di questi troni sono ancora vuoti e sono pochi. Anche questa è una profezia, perché è come se dicesse: il tempo sta per concludersi, il tempo che è dato all'umanità sta per finire, quindi ancora pochi troni vuoti. Poi naturalmente le profezie lasciano purtroppo il tempo, cioè dico purtroppo perché tifo per Dante, però in realtà lasciano il tempo che trovano, cioè è molto difficile che una profezia sia veri. Ma indubbiamente nel tempo di Dante la profezia si respirava proprio con l'aria, perché c'erano predicatori, personaggi come Gioacchino da Fiore, che Dante stesso definisce di spirito profetico dotato, quindi si credeva che potesse esserci questo spirito profetico, era normale. Quindi c'era questa capacità di lasciarsi guidare dai messaggi. In fondo un profeta è un messaggero a sua volta, è qualcuno che ha avuto un'illuminazione e la ridistribuisce, quindi non è di sua mente, diciamo così, che nasce la profezia, ma viene da una dimensione più in alto, quindi il profeta ha ricevuto il messaggio che deve poi
distribuire, che deve poi diffondere. E poi i poeti erano profeti, secondo Dante, secondo gli intellettuali del suo tempo. Quindi il poeta era un, non dico un essere superiore, ma una persona che aveva una sensibilità superiore, appunto riusciva a entrare in contatto con delle dimensioni altre. Questa idea si è poi un pochino persa nei secoli, ma adesso si sta un po' riprendendo in termini già più scientifici, perché per esempio c'è un poeta molto famoso che è un matematico, è dell'Académie Française, è Yves Bonfoy, ormai novantenne o quasi, che ha detto proprio a me in un'intervista che è convinto che la forma di conoscenza, la modalità cognitiva più, come dire, che arriva più in profondità è la poesia, più che la scienza, detto da lui che è un matematico. Quindi è come se si tornasse a questo. Ma qual è la forza della poesia, come della letteratura, come dell'arte? L'intuizione, cioè la capacità di usare una parte della nostra intelligenza che non è razionale, ma è appunto basata su qualcosa che non controlliamo. Quindi l'intuizione non è razionale, però arriva dove la razionalità non arriva. Mi fermerei qui perché vedo che, insomma, come si suol dire. Grazie. Allora io chiederei, prima di chiudere la serata, con un altro brano eseguito da Gianmarco Moccaglieri, vorrei approfittare di questi cavalieri che abbiamo qua per un omaggio floreale alle nostre ospiti. E quindi intanto non può, perché le stampelle, forse gli altri. Questo è per Bianca Garavelli. Scusate, ma li avevamo tenuti in fresco. Questo è per la prof. Questo è per Eleonora. Eleonora. Mentre chiamo Anna Ghibaudro, che ringrazio per l'organizzazione della serata, e noi invece come fanciulle ci occuperemo dell'omaggio floreale di Maschietti. Sì, io volevo innanzitutto scusarmi per il ritardo, ringrazio tutti voi della presenza, ringrazio tutti quelli che hanno contribuito, in particolare ovviamente Bianca. È un piacere sentirla parlare, vero? Veramente gradevole. Noi abbiamo voglia di sentirti ancora, abbiamo voglia di sentire parlare di Dante, che tanto ami. Adesso abbiamo una forte curiosità di conoscerlo meglio, quindi ti invitiamo ufficialmente a essere ancora qui, al nostro ospite, a illustrarci questo straordinario personaggio che tu sicuramente ami e conosci proprio molto bene, e abbiamo proprio piacere di conoscerlo anche noi. Ci organizzeremo, se tu vorrai essere nostra ospite, sarà un piacere ascoltarti. Io ho seguito le sue conferenze che ha tenuto presso la chiesa, una chiesa di Maria del Popolo, Santa Maria del Popolo a Vigevano, su un canto di ognuno delle tre cantiche della Divina Commedia. Bellissimo, una lettura, un'interpretazione, una spiegazione divina veramente, e quindi avrei proprio voglia di risentirti, e come l'ho gradita io sicuramente sarà gradita da tutti noi. Noi ti ringraziamo a nome proprio di tutti, della cittadinanza, dell'amministrazione, della biblioteca. Grazie Bianca. Thank you.